sicuramente indubbiamente Federico molto, molte cose positive. Volevo sottolineare, oltre alla prestazione favolosa di un Ricky Alvaretto sensazionale, io lo sai che ero per la linea giovani, confermo tutto quello detto in passato, ma soprattutto The Wall, Walter Samuel, che fa questo lavoro oscuro dietro la linea difensiva, che è tornata veramente su livelli, non dico dell'Inter di Mourinho, però tu mi insegni che è importante non cominciare a non prendere i gol. Noi siamo, abbiamo iniziato a migliorare quando abbiamo cominciato a non prendere gol, e adesso oltre a non perdere siamo anche tanti gol, perché la squadra sta girando molto bene, anche se l'unica cosa che riesce a comprare adesso queste non sostituzioni di Thiago Motta e Michael, però adesso sul risultato ormai per 4-0, quindi Ranieri probabilmente ha pensato di gestire in due questa... Intanto sta, immagino, succedendo qualcosa a San Siro. Carlo, ce l'hai anticipato con un urlo, non si è capito nulla, poi l'abbiamo visto. Buona trasmissione. Grazie Carlo. Basti è ancora molto titubante, dovrebbe accelerare un pochino di più ed essere magari più reattivo nei contrasti. Poi, chiedo, attenzione, scusa, chiedo scusa, per Massimo, quanto... è arrivata la truppa Inter TV, per quanto riguarda stampa a San Siro, Michele Borrelli, Carlo Gadinelli, il bello, il brutto e cattivo. Poi per quanto riguarda il lato tecnico, nessuno l'ha mai discusso, il gesto tecnico non è mai...